in aula e quindi può replicare. Grazie Presidente. Il gruppo Lega Salvini Premier, che abbiamo presentato l'interrogazione, ci dichiariamo assolutamente insoddisfatti della risposta per la sua inconsistenza, solo fumo, niente arrosto, cose scontatissime. Noi il 18 marzo, quando le abbiamo presentato al signor Ministro questa interrogazione, che sono 4 mesi or sono, avevamo bene in mente il problema del florovivaismo italiano. Parliamo di 23.000 imprese, 100.000 addetti, 2 miliardi e 6 di fatturato, non briciole, è sostanza vera del prodotto interno lordo italiano. E questi dati appaiono ancora più gravi dal fatto che il governo non ha fatto assolutamente nulla, perché tenga presente che la settimana scorsa l'Istat sull'economia ha detto che in autunno un'attività su 3 potrebbe chiudere e si potrebbero perdere 800.000 posti di lavoro. Probabilmente anche nel floricolo, ma è sicuro nel floricolo, perché è gravissimo che ad oggi il governo non ha fatto nulla. Queste aziende, molte falliranno, chiuderanno, ma fallirà anche una parte importante del Made in Italy floreale, che ha un primato internazionale, non solo italiano. Ancora una volta, mi spiace dirglielo, non siamo nemmeno stati in grado di copiare gli altri paesi europei. In Europa l'Olanda 600 milioni di euro a disposizione del florovivaismo, la Francia, la Germania, la Svizzera, la Spagna, risorse certe per il settore florovivaistico immediato, in Italia nulla. Ad oggi, secondo l'Istat, sono 70.000 i matrimoni saltati a causa del coronavirus. Il business dei matrimoni è legato a quello del settore del fiore reciso italiano, che secondo solo l'Olanda in Europa, una perdita di 200 milioni di euro per il settore, ma se sommiamo tutto quelli che sono i convegni, gli eventi pubblici, le fiere, le assemblee, le feste, altri 200 milioni, vuol dire 400 milioni di euro di perdita secca, e lei mi parla della cambiale agraria di Ismea che deve essere restituita. Ma non facciamo ridere, per non piangere tutto il settore floricolo italiano. L'altro aspetto fondamentale è che noi nel bonus rilancio, che lei ha citato prima, noi nel rilancio, nel decreto rilancio, abbiamo proposto il bonus matrimoni come Lega. È stato bocciato proprio dalla sua maggioranza. E questo è importante, perché si riprendeva anche una parte di quello che era lo sviluppo e soprattutto il sostegno della floricoltura italiana. 6 mesi di sospensione di quelli che sono i contributi previdenziali è veramente pochissimo. Ci vogliono 2 anni di sospensione, più la liquidità certa che noi continuiamo a chiedere. Il governo, guardi, che si era impegnato alla Camera dei Deputati in un ordine del giorno approvato all'unanimità ad adottare iniziative urgenti al fine di sostenere le attività delle imprese del settore del florovivaismo, prevedendo l'istituzione di un fondo ad hoc, quello che voi avete negato nel rilancio perché lo fate confluire in quelle che sono il fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi. E ad oggi non c'è una riga di contributo certo per il florovivaismo italiano. Allora, che sia chiaro che questo settore ha bisogno di un sostegno certo. Se voi non siete in grado di dare risposte agli italiani, all'agricoltura italiana, al florovivaismo italiano, vi prego, traetene le conseguenze, perché prima o poi le conseguenze le traeranno tutti gli italiani. Grazie Presidente. Grazie a lei.